L'ultima ammiraglia della Guardia di Finanza è stata acquistata con il Fondo per la Sicurezza Nazionale. Come la vicina dattilo della Guardia Costiera, ormeggiata al porto di Siracusa, servirà a pattugliare il Mediterraneo. Segni tangibili di quanto speso finora dall'Italia per il contrasto e prevenzione dei crimini e la gestione integrata delle frontiere. Una scelta, quella della Sicilia, per fare il punto sui progetti, fatta non a caso. La terra siciliana è una terra di grande accoglienza, di grande impegno, di grande sforzo. C'è un impegno del governo importante su tutti i piani, sia sui piani nazionali che sui piani comunitari, piani internazionali, per contrastare l'immigrazione clandestina, lavorando soprattutto sul controllo delle frontiere esterne, lavorando sulla dimensione esterna. Per noi diventa fondamentale l'accordo con la Tunisia e l'accordo con la Libia. L'agenda italiana sull'immigrazione è diventata l'agenda comunitaria. Per questo governo è fondamentale, da un lato, contrastare scafisti e trafficanti e valorizzare forme di ingresso legale. Ma la Sicilia è anche terra di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. I mezzi sembrano non bastare mai. Annuncio ieri da parte del ministro Piantedosi di aver rafforzato con oltre 100 uomini l'Agenzia Nazionale per il sequestro dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata. 122 progetti cofinanziati fino al 2024 da Unione Europea e Italia con 607 milioni di euro. Molti di questi programmi riguardano le attività info-investigative. Ce ne sono alcuni particolarmente avanzati, soprattutto sul versante della polizia scientifica, sull'interoperabilità dei sistemi italiani ed europei. Si pensa già al futuro, dovrebbero arrivare per la sicurezza interna e transfrontaliera altri 630 milioni di euro.